Eccomi, sono ritornata con il calendario dell'Avento Schleich. E mi scuso se il 19 e il 20 non sono riuscita a fare il video, però non sono, sì, non avevo tanto tempo. Oggi c'è il sole, quindi forse riuscirò a fare il video della terza puntata. Cioè, ho già cominciato, solo che mi manca l'ultima parte. E quindi forse stasera riesco a caricarlo, non so, vediamo come sono con i tempi. E niente, direi di aprire intanto la casella 19 che non ho aperto ieri. Sì, sperando che io riesca ad aprirla, che c'è da il fieno. Questa cosa è un po' più grande, però vabbè. Pesa, Madonna, si pesa. Devo dire che pesa, però ho fatto benissimo. Veramente molto bello. Qui si vede tipo tutti i filamenti del fieno. E pesa. Pieno trovato. Poi il 20, credo che ci sia il forcone perché è lungo come il 18. Il 18, dove che non lo trovo qua su. È lungo come il 18 e nel 18 ho trovato la scopa, quindi nel 20 immagino che ci sarà il forcone. E infatti forcone, eccolo, bellissimo, veramente bellissimo, fatto benissimamente bene. Bellissimo. E oggi siamo il 21, il solstizio d'inverno. E niente. Ho appena finito di leggere Percy Jackson, il terzo libro. E indovinate che giorno era quando, cioè, nel libro, indovinate che giorno era? Il 21 dicembre! Perché Percy Jackson è andato sull'Olimpo perché c'era questa specie di riunione per decidere se tenere in vita gli eroi, che sono in mezzo sangue, oppure ucciderli. Ed era il 21 dicembre. Quindi, 21 dicembre! C'è qualcosa di molto. È bellissima. È bellissima. Bellissima. Vediamo se scrapirla in qualche benedetto modo. Scusate, ma scusate, state vedendo le mie dita. Non riesco a tenere su il tablet. Guardate che prendo su così adesso. Sì. Ok. E vediamo se riesco ad aprirlo finalmente. No, non ce la fa. Sì. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Alleluia.
Devo dire che mi piace più quell'altra, quella con il giubbotto rosa e le trecce qua. Però anche questo devo dire che non è male. Vedi che bella, bellissima. Lei, boh, la chiamerò, non lo so. Penso a sto punto che lei la chiamerò Talia. E quella azzurra che mi arriverà a Natale la chiamerò Annabeth. Il suo cavallo non so ancora chi sarà. Niente. Adesso vi faccio vedere, cioè, come sta magari su un cavallo, diciamo. Eccolo. Ho scelto lo stallone andaluso, che io ho chiamato Tornado, ma sto pensando di cambiargli nome e chiamarlo Zeus. Non so se sarà il suo cavallo perché come vedete non appoggia bene, cioè non sta tanto bene perché non so, boh, non riesce a mettere bene i piedi nelle staffe. Se lo mette in questo, nell'altro non c'è, non, cioè se mette questo piede in questa staffa qui, vediamo se riesco. In questo, come vedete, non riesce a metterlo, quindi non penso che sarà lui il suo cavallo. Però devo dire che sta bene. Bellissimo. Bom. E questo è tutto ciò che ho trovato. Spero che il video vi sia piaciuto. E buon solstizio d'inverno, diciamo. E niente. Io purtroppo lunedì e martedì ho ancora a scuola. E quindi niente. E oggi spero di fare il video della terza puntata di Ice, il figlio di Pegaso. Quindi ciao e a presto.